pomeriggio dallo stadio comunale Corrado Alvaro in San Luca. Buon pomeriggio da San Luca Trapani. Tutto è quindi pronto. Partiti. Va. Alza il pallone all'indirizzo di Samakec, la chiusura al limite dell'area rigore, la palla è per Cocco, il tiro di Cocco che va fuori di un non nulla, palla messa fuori, controllo di destro e tiro di sinistro che non va fuori di molto. Lungo rinvio, la lunga rimessa da parte del numero 6 di casa all'interno dell'area di rigore del Trapani, la mette fuori con la testa Sabatino, poi il tiro da parte del numero 24 Sofra. Partito nel frattempo il secondo tempo, si può aprire la giocata del Trapani, sbrissa Samaghe, la palla è leggermente dietro, numero 11 la controlla, alza la testa, va a cercare un compagno, la sventaglia dalla parte opposta dove c'è Andrea Cocco, accecato anche dal sole il portiere del Trapani, calcio di punizione proprio dove è Enis Yugai che blocca il pallone con assoluta tranquillità, lo respinge, pronto per lei a calciare il suo mancino all'interno dell'area del Trapani. Poi Cocco, la palla che passa, Montini ancora per Cocco, la può far giocare vicino a sé dove sale Sartore, Sartore, area di rigore, Sartore la mette dietro, ancora Sartore, due volte con il collo esterno, la palla che passa, Cocco la tira addosso all'avversario, l'occasione più ghiotta del Trapani, arriva all'84esimo minuto di gioco con Andrea Cocco, la rivediamo, Sartore in un primo momento viene contrato, il secondo cross è con l'esterno, la palla che passa a Cocco con il mancino, la tira addosso a Gianni però e poi il pallone che finisce alto a quadro, mette il pallone a terra, poi lo alza verso Cocco che va a staccare di testa, poi a Montini per Convitto, Convitto al limite dell'area di rigore, la giocata di Roberto Convitto e Gianni che mette fuori il pallone. Sergio Sabatino per Pino, cross all'interno dell'area rigore, nuvolo di giocatori, la giocata di Montini, pallone che si alza in area di rigore, Montini che non ci pensa su due volte a girare in rovesciata, pallone leggermente alto sopra la traversa della porta di Gianni e finisce qui, quarto pareggio per il Trapani.